Giorgia Meloni guiderà le liste di Fratelli d'Italia alle prossime elezioni europee. L'annuncio tanto atteso c'è stato a Pescara al termine di oltre un'ora di un discorso che ha concluso a sua volta una 3 giorni di conferenza programmatica molto partecipata, oltre che da Fratelli d'Italia con i suoi membri nel governo, nel Parlamento e anche tutto il gruppo dirigente di questa regione, anche naturalmente dagli alleati che hanno accompagnato la chiusura dei lavori con gli interventi da parte degli altri leader del centrodestra, a partire da Cesa e Lupi, poi Salvini da remoto, da Milano, e Tajani che pur nella differenza delle battaglie che sosterranno nelle loro singole liste, perché sappiamo che le europee hanno un sistema proporzionale, non c'è una vera e propria coalizione, hanno tutte ribadito pieno sostegno all'azione del governo di centrodestra guidato da Giorgia Meloni, ma è stato soprattutto il giorno di Giorgia, perché così ha detto: dovete scrivere sulle schede elettorali soltanto il mio nome di battesimo, io sono una donna del popolo e dovete sempre darmi del tu. Questa, insomma, la trovata conclusiva che però giunge al termine di un discorso molto articolato su quello che dovrà essere il ruolo di Fratelli d'Italia, in particolare dei europarlamentari nella nuova stagione dell'Europa, un'Europa che dovrà ispirarsi sempre più proprio al modello Italia. Lo ha detto chiaramente su tutti i temi nei quali l'iniziativa italiana ha inciso sulla vita europea, a partire dalla immigrazione, dai risultati ottenuti negli accordi anche con altri stati al di fuori del continente. Ha parlato della imposizione di leggi che sono state cambiate invece grazie all'iniziativa in Europa del gruppo dei conservatori a cui appartiene Fratelli d'Italia, ha fatto anche una serie di esempi legati alle singole leggi, in particolare le preoccupazioni riguardanti il settore agricolo, il settore dell'automotive e di tutte quelle situazioni che sembrano surreali rispetto alla vita concreta delle persone. Dopo questo lungo e articolato ragionamento, Giorgia Meloni è arrivata alle sue conclusioni, vale a dire all'annuncio di un impegno personale: voglio metterci la faccia, ha detto, anche in questa battaglia per portare l'Italia e il suo modello di governo a diventare un modello condiviso in Europa, dove si possa anche vincere, perché le forze di centrodestra hanno la possibilità di mandare in minoranza tutte le altre e quindi di poter governare il continente. Ma ascoltiamo il momento dell'annuncio di Giorgia Meloni della sua candidatura. Allora, per tutte queste ragioni e per molte altre che non ho il tempo di elencare, quella dell'8 e del 9 giugno è un'occasione storica, dalla quale non passa solamente un semplice risultato elettorale, ma passa il destino stesso della nostra nazione e del continente al quale appartiene per i prossimi anni. Spostare l'asse delle scelte europee a destra per riavvicinare l'Europa ai suoi popoli, essere centrali nelle scelte per far pesare l'Italia come merita, renderci più forti nella difesa dei nostri interessi nazionali. Da una parte l'Europa del declino e della desertificazione produttiva e dall'altra quella che sostiene chi produce e chi lavora, da una parte l'Europa debole e incapace di incidere e dall'altra quella forte protagonista sugli scenari internazionali, da una parte l'Europa superstato burocratico, dall'altra quella dei popoli e dei cittadini, insomma da una parte l'Europa che abbiamo conosciuto, dall'altra l'Europa che abbiamo sognato. E soprattutto da una parte l'Italia balbettante che si presentava in Europa col piattino in mano e dall'altra l'Italia forte, orgogliosa, credibile, così ambiziosa da puntare a cambiare anche l'Europa. Siamo di fronte a una battaglia decisiva, a un vero e proprio bivio che non consente di sbagliare la scelta, che non consente di tirarsi indietro. Tutti devono essere pronti a fare la loro parte e io, come sempre, intendo fare la mia.
permesso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali. Se sopravvivo. Dunque, dicevo, ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d'Italia in tutte le circoscrizioni elettorali. Lo faccio perché a questo percorso europeo io ho dedicato molto impegno in questi anni, ancora prima di diventare Presidente del Consiglio dei Ministri e poi ancora di più una volta ricevuto questo grandissimo onore. Lo faccio perché voglio chiedere agli italiani se sono soddisfatti del lavoro che stiamo facendo in Italia, del lavoro che stiamo facendo in Europa. Lo faccio perché, oltre a essere il presidente di Fratelli d'Italia, io sono anche la leader dei conservatori europei, che vogliono avere un ruolo decisivo nel cambiare rotta alle politiche europee. Lo faccio perché voglio che sia chiaro, che sia chiaro il messaggio che, votando Fratelli d'Italia l'8 e il 9 giugno, si voterà per dare ancora più forza al nostro governo e all'Italia in Europa. E lo faccio perché mi sono sempre considerata un soldato, e i soldati quando devono non esitano a schierarsi in prima linea.